Qui nello storico impianto di Mirafiori, Stellantis ha deciso di ridurre il personale. 1.520 operai e impiegati verranno incentivati a lasciare in anticipo il loro posto di lavoro con un'offerta economica importante. È preoccupato che possa chiudere l'azienda, la fabbrica? Chiudere chiuderà. Quando non si sa i tempi... Ci hanno detto che qui era il futuro, alla fine il lavoro è sempre di meno e i soldi anche. Il messaggio di questa azienda è: investo per far uscire i lavoratori, ma non investo per produrre nel territorio italiano. Ogni singolo lavoratore di un Fiat, chiamiamolo ancora così, se ne porta dietro 5 dell'indotto. Negli ultimi 15 anni qui hanno chiuso più di 400 aziende. La Del Grosso era uno storico fornitore della Fiat, oggi Stellantis. La mancanza di commesse nel settore automotive ha gettato l'azienda in una grave crisi di liquidità. Avete una situazione che si porta avanti in maniera drammatica da tempo. Basta che arrivino dei soldi che vi allevino una situazione complicata. Gli operai e le operaie della Del Grosso sono in un limbo. L'azienda è in fallimento e non paga gli stipendi. Però ai dipendenti non spettano neanche gli ammortizzatori sociali. Quindi oggi sono venuti al comune di Michelino per chiedere aiuto alle istituzioni. Questi lavoratori qua, gli manca lo stipendio pieno di febbraio, lo stipendio pieno di marzo. È successo che l'impresa gli ha persino decurtato il quinto dello stipendio. Perciò c'è un problema anche con le proprie banche. Che cosa ha lei in mano? Io ho l'aiuto concreto del comune di Michelino. Quindi vi daranno 600 euro. Io lo apprezzo tanto, ma chiediamo la carità. Non vogliamo nessuna assistenza. Mi ritrovo a chiedere aiuto a mia mamma di 80 anni che mi aiuti a pagare le bollette. Dopo 24 anni di lavoro, ritrovarti di nuovo a rimboccarti le maniche, non siamo più delle ventenni, quindi è normale che per noi è molto più difficile trovare anche un altro lavoro. A me mi mancano 6 o 7 anni per andare in pensione. Sembra... lunga? È lunga, è molto lunga. È una Pasqua molto triste. Come la festeggerà lei? A casa. A casa? Con suo marito, i suoi figli? Marito e figlio. Mi dispiace. È una situazione così per tutti, purtroppo. Giovanni. Sandra vive a Michelino con i suoi 3 figli e quello che le dava la Del Grosso era l'unico stipendio in famiglia. Adesso mamma è senza lavoro, si sente abbastanza, anche perché comunque magari cerchi a non pensarci, però poi alla fin fine vedi i fatti, vedi comunque il mondo reale, è tosta. Non ho lo spirito giusto per affrontare una Pasqua con serenità. In realtà a Pasqua si dovrebbe essere tutti quanti sereni, il simbolo della pace, eccetera. Però in una situazione del genere tutto è tranne che serena. Con tutto che i miei figli sono grandi, ho sempre comprato le uova di Pasqua, mi sono ridotta a comprare le uova piccoline perché cioè, almeno il simbolo, per avere un simbolo di Pasqua uno ce l'ha, però è brutto, è umiliante dopo tanti anni di lavoro e tanti sacrifici che ho fatto. E davvero da qui vorrei far partire un abbraccio con un applauso a tutti gli uomini e le donne che non ce la fanno o che pensano di non potercela fare. Per quello che possiamo seguiremo le vostre storie. Professor Cottarelli, collegato con noi, qual è l'indice di povertà oggi in Italia e da che cosa dipende? Gli ultimi dati dicono che si è passati dal 3,3% degli italiani 20 anni fa al 9,8%. Erano 5,6 milioni nel 2022 e 5,7 milioni l'anno scorso. Da che dipende? Da che dipende? Dipende da tanti fattori. Uno è che l'economia italiana nei 20 anni prima del Covid non è andata per niente bene, è stato il peggior ventennio della storia economica italiana in termini di crescita. Raggiunto un picco del reddito medio nel 2007, poi non abbiamo più recuperato quel livello di reddito. Questo è un primo problema. Il secondo problema è stato legato più di recente al fatto che c'è stata un'ondata di aumento di prezzi, l'inflazione,
un periodo in cui 2021-2022 in cui i salari sono rimasti molto indietro rispetto all'andamento dei prezzi. Si sta un po' recuperando questo nel 2023 perché i salari stanno accelerando adesso rispetto ai prezzi, però c'è moltissimo ancora da recuperare. Ora, tutte queste cose hanno determinato un aumento della povertà. È particolarmente forte la povertà tra gli immigrati, però è aumentata anche la povertà tra gli italiani. Ecco, ma perché i prezzi non scendono mai? Cioè, l'inflazione rallenta, però al mercato le cose costano sempre lo stesso, o sbaglio? Sì, dunque, l'inflazione si è fermata, cioè l'aumento dei prezzi è molto basso, soprattutto negli ultimi sei mesi, in Italia e nell'area dell'euro. Però difficilmente i prezzi tornano al livello precedente. Alcuni prezzi sì, i prezzi delle bollette sono scese. I prezzi dei beni che si vendono e che si comprano al supermercato, in generale in Italia, però succede anche all'estero, difficilmente scendono. Quello che allora è necessario per ristabilire una situazione di normalità dopo un periodo in cui i prezzi sono cresciuti molto, i prezzi al dettaglio, è che ci sia un recupero dei salari. Se questo recupero dei salari avviene in queste condizioni, in cui il livello dei profitti è abbastanza alto, abbiamo visto i dati ISTAT per il 2022, questo aumento dei costi dei salari non dovrebbe provocare una nuova ondata di aumento dei prezzi, ma portare il livello dei profitti a un livello più normale. Questo è quello che sta succedendo, per fortuna, però ci vuole un po' di tempo prima che questo si realizzi completamente. Domanda: si è parlato molto di super bonus, si è detto che i conti del super bonus sono molto più alti rispetto a quelli che si pensava fossero all'inizio, si parla addirittura di 200 miliardi, cioè che così tanto ci costerebbe il super bonus. È possibile, perché è un intero PNRR, 200 miliardi di euro non riesco nemmeno a contare in lire. Cottarelli? È stata un'esagerazione, cioè l'idea iniziale non era di per sé sbagliata, quella di dare un sostegno da un lato al settore dell'edilizia, che era stato molto colpito dal Covid, dall'altro quello di spendere per rendere le nostre case più verdi. Però si è esagerato nell'importo del sussidio. 110% vuol dire che tutto è gratis, e quindi si toglie anche quell'incentivo a negoziare col venditore, quindi ristruttura la casa e negoziare un prezzo che sia adeguato. Si è esagerato nel non mettere un tetto alla spesa complessiva, perché era un sussidio, questo è una misura, questo è il 110%, a cui era molto difficile da prevedere quanto sarebbe costato, certo, se non mettevi un tetto, perché potenzialmente tutti quasi tutte le fare. Case d'Italia potevano Tranne avere io, accesso dovevo. A questa cosa, io e quindi bisognava mettere un tetto quantitativo all'ammontare. Neanche te. No, capisco. All'ammontare che poteva essere speso. Pietro, al volo, ma si dice anche che la Ragioneria Generale abbia sbagliato sì. I conti. Com'è possibile di 100 miliardi più, 100 miliardi in meno? Senaldi? Beh, perché la Ragioneria Generale si piega alle esigenze della politica, questo è chiarissimo. E quindi in quel momento era questo il fatto, però io vorrei dire che è costato il 4,5% del PIL, ha aumentato il PIL del 4,5% ed è costato il 10% del PIL. È una misura scellerata. Però fammi dire una cosa su Mirafiori che ci tengo. Sì. Exor ha chiuso il 2022 con 4,2 miliardi di utili. Il 2022, 4,2 miliardi. Primo semestre del 23, 2 miliardi e 150 milioni di utili. Exor. Adesso chiedono dei soldi per rimanere. E guardate le immagini dei loro dipendenti. Dai. Pietro, una cosa su Superbonus negli ultimi... È proprio un tweet, perché secondo me... Scusami, Serena. Devo chiudere. Serena, è proprio un tweet, perché secondo me l'errore di Valditara, no? Quando i tweet erano 140 caratteri, era meglio. Va bene, dai.